Il rapporto di CGT con il territorio è sicuramente molto stretto. Noi siamo una, ci piace definirci una solida realtà italiana. Siamo un gruppo, è vero, che ha un footprint internazionale, ma siamo sostanzialmente un gruppo italiano. Presenti in tutte le regioni con delle filiali dirette, presenti con dei venditori che coprono direttamente il territorio, quindi molto a contatto con l'imprenditoria locale. In questo territorio, fra l'altro, siamo abbastanza vicini perché abbiamo due centri importanti, uno sulla filiale di Padova e l'altro sulla filiale di Udine, quindi è un territorio assolutamente centrale per noi, per CGT, ci vede insomma, presenti veramente da tantissimi anni. Per quanto riguarda il rapporto con l'impresa Cazzaro, è innanzitutto un grande orgoglio per noi essere qua oggi, perché è iniziato tanti anni fa, ovviamente è un cliente che abbiamo cominciato a frequentare, un imprenditore più che altro che abbiamo cercato di frequentare pur non essendo ancora nostro cliente. Abbiamo avuto l'opportunità di stare insieme al Bauma, abbiamo avuto modo di chiacchierare con il signor Adriano e quindi di illustrare quello che erano i contenuti tecnologici della nostra offerta, finché pochi mesi fa, durante il periodo del lockdown, il signor Adriano mi ha chiamato e mi ha chiesto un'offerta per alcuni escavatori per un grande lavoro che stava per formalizzarsi per la sua impresa. Quindi diciamo probabilmente il modo in cui noi ci siamo presentati durante questi anni gli è piaciuto, arrivati quindi al momento opportuno dell'investimento ci ha dato l'opportunità di sederci al tavolo assieme ai nostri specialisti di prodotto, abbiamo quindi illustrato quello che è il pacchetto di offerta CGT che va molto al di là del prodotto, noi siamo molto orgogliosi del nostro prodotto, ma noi siamo la CGT e quindi c'è tutta l'organizzazione dietro al prodotto Caterpillar, la vicinanza sul territorio, il servizio, le tecnologie, la connettività, il modo in cui noi interpretiamo la connettività. Ovviamente abbiamo avuto questa opportunità di sederci al tavolo e non potevamo farci scappare un'opportunità così ghiotta di diventare nuovi fornitori di un'impresa così rilevante dal punto di vista territoriale. Allora, in questi ultimi mesi stiamo molto parlando di tecnologie, le macchine che abbiamo presentato sul mercato italiano, al di là delle tecnologie ciò che noi riteniamo veramente chiave è il contributo che il fornitore, un fornitore come CGT, può dare al pieno godimento di queste tecnologie. Tecnologie che consentono di affrontare i lavori con molta più serenità, controllando i costi, con un elevatissimo grado di sicurezza e quindi con una grandissima efficienza di cantiere. Noi abbiamo molto investito nelle nostre risorse interne per poter supportare le imprese nel controllo da remoto. Le macchine oggi sono tutte connesse, CGT ha un parco a mezzi di circa 5.000 macchine connesse, a Carugate abbiamo una torre di controllo che verifica il funzionamento costante di questi macchinari e l'idea è proprio quella di intervenire prima che si possano verificare rotture distruttive in modo da minimizzare i costi di esercizio dell'imprenditore. Questo diciamo sono le tecnologie di controllo da remoto di ieri. Sempre di più però si sta andando verso quelle del domani che sono l'efficientamento di cantiere. Se noi attraverso questa serie di informazioni, attraverso i dati trasmessi dalle macchine, attraverso le pese che le macchine montano a bordo, siamo in grado di dare all'imprenditore una visione veramente integrata dell'attività svolta dei mezzi in cantiere. L'obiettivo è l'ottimizzazione dei cicli e quindi di conseguenza la riduzione del costo al metro cubo, oggi realmente possibile attraverso la digitalizzazione.